Buongiorno a tutti, vi invito ad ascoltare questo meraviglioso concerto, un tutto Beethoven, confezionato dal Teatro Regio di Torino. Stiamo provando, questa è una sala prove del teatro con l'orchestra del Teatro Regio e anche un brano con gli artisti del coro del Teatro Regio. Quindi sono particolarmente felice di proporre un concerto beethoveniano all'inizio del 2021, perché nel 2020 dovevamo celebrare Beethoven, ma le celebrazioni si sono accorciate a causa Covid. E quindi meraviglioso concerto beethoveniano con pianoforte l'Eroica, la terza sinfonia, una sinfonia molto lunga e che ha anche un valore particolare. Eroica dedicata a tutti noi. Gli eroi dei nostri tempi, siamo noi che all'interno del periodo difficile che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere, continuiamo a fare musica e a portare musica, anche se virtualmente, nelle case, di tutti voi che ci seguite, nostro affezionatissimo pubblico. Apre il programma l'Ouverture delle creature di Prometeo, 5 minuti in solare Do maggiore, particolarmente congeniale l'abbinata creature di Prometeo con Sinfonia Eroica, perché nell'ultimo momento dell'Eroica ci sono il tema delle statue che cominciano a muoversi e nel balletto delle creature di Prometeo il soggetto trattato è quello. In mezzo ai due brani, questa chicca, Calma di mare, prosperoso viaggio, sempre di Beethoven, con il coro. Sono 8 minuti e anche questi particolarmente significativi, perché si comincia con appunto questa calma di mare descritta, non c'è un alito di vento che soffia, la musica è veramente statica, si vede, è orizzontale, proprio come la distesa infinita del mare. E dopodiché le nubi si squarciano, comincia a vedersi il cielo, il vento soffia e la nave può finalmente arrivare alla meta e il coro canta la terra, terra, terra. E questo, non so, da artista, tutti gli artisti che partecipano a questo concerto vedono e vivono queste così, parole simboliche, no? Uscire dalle tenebre, non aspettiamo altro che riaccogliere il pubblico, fare musica dal vivo e appunto vedere le nubi diradarsi e finalmente tornare a una normalità e tornare a respirare musica e abbracciarci in musica dal vivo. Nel frattempo non perdete questo programma e vi abbracciamo tutti e vi aspettiamo.